Due domandine ve le facciamo e poi vi lasciamo andare. Io una cosa a cui pensavo, intanto ho chiesto a lei quante volte vi siete visti, un sacchissimo, qualcuna. Una cosa che pensavo, vi siete incontrati sul set voi due? Infatti immaginavo, ho detto no, vi siete conosciuti post. Ah, vi conoscevate da prima, penso tu. Ecco, però tu Gabriele immagino hai girato un giorno, pochissimo. Sì, io ho girato soltanto un giorno perché, insomma, come avete visto, la scena è un cameo, come si dice in gergo, Gergo. che però ha lasciato abbastanza il segno, anche perché soprattutto nel primo trailer che era venuto fuori, inaspettatamente c'era quella scena. Io stesso non me l'aspettavo, anzi, dimenticato di questo film perché è uscito circa e mezzo, 2 anni dopo le registrazioni, e proprio per caso ho sentito la mia voce in sottofondo e ho detto no, non ci credo, e poi appunto sono andato a ricercarmi il trailer e l'ho visto, quindi ha abbastanza lasciato il segno. Con Francesca ci siamo conosciuti sui campi di calcio perché lei, oltre ad essere attrice, è anche un apprezzato arbitro di calcio. Io nella vita normale, tra virgolette, mi occupo di calcio, sono addetto stampa delle squadre giovanili e femminili del Parma Calcio e abbiamo avuto la fortuna di essere arbitrati da Francesca e ci siamo conosciuti in quel modo lì. Dopodiché io, ignorando che fosse lei Cesarina, perché proprio non ci avevo fatto caso, le avevo mandato, come un po' a tutti i miei contatti, il messaggio. Infatti dopo lei mi ha risposto no, ma guarda che c'era anche io, ho detto ah sì, poi ho fatto una bella figura, ma d'altra parte non vedendo il film non potevo saperlo perché chiaramente il film noi non conoscevamo chi c'era dentro e soprattutto appunto prima di vederlo insomma è passato un po' di tempo. L'avete girato? 2019, 2018 addirittura, sì. La Berlinale è andata 2020. Esatto. Tu sei andata a Berlino, tra Sì, l'altro. sono andata al Festival di Berlino, abbiamo fatto l'anteprima internazionale, è stato un successo strepitoso perché ci sono stati 6 minuti ininterrotti di applausi. E, niente, è Tu stata una invece bella. quanto hai girato? 5 giorni. 5 giorni. 5 giorni secchi, tosti. Sì. Sì. Sì, tra l'altro volevo raccontare un aneddoto, Vai, l'ultima vai. scena dove io appaio, che è quella del quadro, è stata la prima scena che ho girato, quindi noi non sapevamo assolutamente come veniva montato il film. Ma come mi dicevi prima, come sei arrivata tu? Come dice, la Daniela è stata bravissima, peccato che non ti sia più, perché la Daniela è stata fantastica, bravissima. Esatto. No, io Emanuela? sono arrivata casualmente, ho risposto a un casting della Gazzetta di Reggio, avevo visto un annuncio che cercavano comparse e mi sono presentata a Palazzo Ducale a Guastalla. E da lì poi casualmente, ma molto casualmente, hanno scelto me. Sei comparsa. Sì, pensavo comparsa, poi invece ho visto che hanno insistito sul mio personaggio, mi hanno fatto diverse prove costume, e quindi ho capito che era più di una comparsa, perché mi hanno chiamato un paio di volte, insomma, e insistevano a farmi fotografie, poi addirittura un giorno mi hanno fatto incontrare con Daniela perché volevano vedere se i Voi tratti due. somatici ci assomigliavano e quindi insomma ho capito che era qualcosa di più di una comparsa, però all'inizio non si erano sbilanciati. Ah, ecco, quindi tu hai fatto, non avevi già un'idea che avresti avuto così tante Sì, battute? diciamo che mi avevano detto che potevo essere selezionata per questo personaggio, però c'erano in lista altre persone. Quindi diciamo che loro mi hanno detto sì, può essere, però se poi va male ti va bene fare la comparsa. Io ho detto sì, certamente, sono qui per divertirmi, quindi va benissimo. Poi invece mi hanno scelto, è andata benissimo così. Tra l'altro la Cesarina è anche un personaggio immaginario comunque, perché non è No, è esistito proprio. veramente. Sì, Sì. però c'è comunque anche lì tutta una cosa, c'è nel quadro, però leggendo proprio tutta la sceneggiatura esce che è stato proprio molto costruito sulla base di, però è un qualcosa neanche proprio così reale, perché La leggendo proprio Cesarina la è esistita sceneggiatura. veramente, poi nel film ovviamente Certo. è Voi avete raccontato. avuto, e tu ad esempio che hai lavorato proprio con, beh anche tu, non simpaticamente, anche tu come un non esperto d'arte con Germano, com'è stato con lui?
una persona squisitissima e proprio alla mano. Era anche divertente nella fase di trucco, che ce l'avevo di fianco a scherzare con lui. È importante. Sì, ma io ero di fianco a lui quando eravamo in fase di trucco, quindi parlavamo tranquillamente, non era un personaggio che se la tirava, nonostante i vari premi che ha ricevuto in passato. Sì, perché qui ha preso infatti l'orso a Berlino, ma diciamo che ne aveva già presi, certo. Poi sì, ha fatto un lavoro incredibile, anche solo se pensiamo anche l'accento, comunque, perché non è una persona... Vi dico solo che aveva 2 ore di trucco prima di diventare Antonio Ligabue. Sì, sì. E poi ha studiato il nostro dialetto diversi mesi prima di iniziare a girare il film. Poi c'era penso a loro che non erano reggiani, c'era un coach comunque per il dialetto? Sì, c'erano 2 persone che ci dicevano un po' le dizioni, perché comunque anche il dialetto di Gualtieri è diverso da quello di Guastalla, quindi c'erano sempre dei suggeritori. Sì. Perché è un reggiano, ma castrato, sì, mantovano, cioè, magari uno che non è del posto non ci fa caso, però uno invece era proprio. E con diritti? Una persona squisitissima, proprio non ti metteva soggezione, sul set era proprio tranquillissimo. Mi diceva vai tranquilla, non ti preoccupare. Anche tu come la Daniela? No, io ero molto tranquilla, io l'ho presa proprio come un gioco e io non ero agitata per niente. Adesso ti piacerebbe ancora? Se capita, perché se no? Capita. Lui ha già... È lui! Ah, sì, io alla fine questa è stata la prima parte parlata che ho avuto modo di interpretare, però diciamo così che da un decennio questa parte qualche piccola esperienza l'avevo collezionata, però erano quasi tutte tra virgolette comparsate e avevo modo di mettere, come si dice in gergo televisivo, il faccione, però una parte parlata in questo modo non ce l'avevo mai avuta, non avevo mai avuto il camerino come non ce l'aveva mai avuto anche Francesca e quindi insomma è stata un'esperienza pregnante da quel punto di vista. Poi dopo di lì in poi spero di non fermarmi, che mi possa capitare ancora qualche occasione, ho fatto qualche piccolo corto nel frattempo e devo anche dire sempre che Elio Germano è effettivamente un grande, come dicevo prima, per me era la mia prima parte, quindi anche lui ha cercato di mettermi nel migliore dei modi a mio agio e mi ha dato anche qualche piccolo suggerimento. Del resto come regista, però lì è poi il suo compito. Certo. Io per esempio la famosa frase l'avrei accompagnata, anche perché mi riesce abbastanza naturale gesticolare, l'avrei accompagnata con un gesto tipo ma lei, ma sa far solo delle bestie, però anche con la mano, però giustamente, e qui si nota proprio la cura dei particolari del dettaglio, che è sempre fondamentale e importante, trattandosi di un nobile, era il padrone di questo castello di Paternello, i padroni giustamente non gesticolano, però effettivamente ci stava bene, infatti io nella prima prova l'ho fatto, dopo mi ha obbligato a tenere le mani dietro la schiena, e mi veniva spontaneo, e io da quella volta in poi in diverse altre occasioni mi sono trovato a tenere le mani dietro la schiena, quasi come si fa insomma nei cospetti dell'arbitro quando ci si presenta davanti. Voi avete qualche curiosità, qualcosa da chiedere? Tra l'altro non so se la nostra comparsa ce l'abbiamo ancora. Ti sei vista? Vieni. Allora, io mi sono vista piccola perché era la scena praticamente... Vieni, puoi presentare. Buonasera, mi chiamo Cristina Gadioli. La mia scena dove mi sono vista è quella della fiera, che avete visto, eravamo praticamente più di 100 comparse e praticamente alle 7 di mattina hanno, dalle 7 all'1 hanno preparato queste comparse truccate, vestite e poi la scena che hanno cominciato a girare è iniziata verso le 2 fino alle 8. Io ho cronometrato prima, praticamente quella scena che si è vista è durata 2 minuti e 10.
Questo è per dire quanto lavoro c'è nella preparazione di un film. E io da quando ho fatto appunto questa cosa, ho fatto altri comparsi in altri film, metto sempre l'attenzione alle comparse, perché mi rendo conto che anche questi piccoli particolari che la gente magari non vede, sappiamo che dietro c'è un lavoro per magari la persona che passa, il bambino che magari ha fatto un'azione, così c'è proprio tutto uno studio incredibile. E quindi è proprio una cosa bellissima. Basta. Ricordo adesso, non so se c'è il nostro altro comparsa là in fondo, Paolo, che rispetto quando noi abbiamo fatto anche la prima proiezione, la nostra prima serata, io mi devo spostare dalla cassa, per Simone solo da vivi, anche lui ci aveva raccontato la sua esperienza di una anche un po' hard, wild da un certo punto di vista, perché loro hanno girato di notte in golena con un grande freddo, però anche lui ci raccontava che quella scena fondamentalmente di qualche minuto è durata in realtà ore e ore e ore, e questo è bellissimo comunque davvero per pensare a che lavoro c'è, noi non ci rendiamo conto ma c'è un lavoro davvero grandissimo, incredibile, al di là del discorso di sbaglia la battuta, rifacciamo, falla un'altra volta, ma proprio anche semplicemente proprio per creare le scene, preparare le scene, il lavoro è lunghissimo, infatti se vi capita qualche volta di infilarvi in qualche set, in qualche backstage, è stupendo proprio da questo punto di vista, infatti vedere che lavoro c'è. Anche perché si tratta di un lavoro di squadra, cioè se sbaglia uno, il lavoro di tutti naturalmente si interrompe. A proposito di lavoro di squadra, va sottolineato come il fuoriclasse sia Elio Germano e d'altra parte anche Giorgio Diritti, questo sicuramente, però se questo film è riuscito ad arrivare a vincere ben sette Davide di Donatello su 14 nomination, cioè c'è, capirete bene che c'è tutto un lavoro di squadra dietro, perché non ha vinto soltanto il regista, non ha vinto soltanto l'attore principale, ma ci sono state altre 5 votazioni importanti. Io adesso vorrei ricordare per esempio il parrucco, perché proprio a nome anche di tutti gli altri, perché non tutti hanno vinto, però sono arrivati in diversi in nomination. Il parrucco, per esempio, ha anche vinto, e questo assieme a fotografia, suono, eccetera, eccetera, è un segnale importante dell'ottimo lavoro di squadra che è stato portato avanti. Se no è tardi, però vi ringraziamo, siete ancora tantissimi, grazie. La nostra rassegna estiva non è finita, dicevo, finisce questa mini rassegna che poi rifacciamo anche in inverno, quindi vi aspettiamo in inverno, perché abbiamo questa fortuna di avere comunque sempre degli ospiti che hanno voglia di venirci a trovare, anche registi, dicevo sceneggiatori, abbiamo avuto persone veramente importanti, anche adesso con altre tante candidature, eccetera, quindi siamo sempre anche un po' orgogliosi. Abbiamo avuto Paradise e adesso ha 3 candidature ai Globi d'Oro, quindi siamo orgogliosissimi per questa cosa. Sono tutti film, tra l'altro, come dicevamo stasera, che praticamente non sono, quest'anno è stato un anno sfortunato, quasi andati al cinema, quindi gli stessi registi sono venuti qui, hanno sgranato gli occhi vedendo il loro film sul grande schermo, perché fondamentalmente non è quasi uscito, è stato un anno, anche volevo nascondermi, ha avuto la doppia, insomma, è stato molto difficile, quindi quello tornerà ancora, ma noi abbiamo ancora almeno questo weekend saltiamo, perché ci sono tanti altri eventi a Suzzara, poi abbiamo almeno altre 3 serate di cinema, quindi venite, abbiamo una location bellissima, e poi incrociando le dita noi a settembre riapriamo il cinema, speriamo, e vorremmo riaprirlo. Grazie a tutti. Grazie.